Chi sono Benji e Fede per voi? I nostri cantanti preferiti. Sì. E diciamo due persone stupende. Da quanto tempo le seguite? 5 anni. Cioè dall'inizio? Sì, esatto, sì. Più o meno. Cosa fareste per loro? Ma in realtà abbiamo girato più o meno tutta l'Emilia Romagna, circa, esatto, poi anche fuori. Quindi c'è punto di tutto. Esatto. Ci piace supportarli, insomma. Il fatto che adesso si prendono una pausa, come la vedete? Ma secondo me fanno bene, perché comunque dopo tanti anni che non si sono mai fermati, un po' di tempo per loro secondo me è giusto così. Esatto. Giusto, sì. E per arrivare a questo concerto qua, a che ora siete arrivati? No, oggi tardi, perché volevamo stare in fondo. E goderci il concerto. Certo. Mentre ci sono state le volte siete partiti molto presto? Sì. Tipo? La mattina presto, per stare in prima fila, esatto. E siamo state sotto la pioggia in fila, e ore e ore di fila in piedi soltanto per abbracciarli, anche 10 secondi, però sì. Nome e cognome? Rossi Sara. Vai. La vita è tutta ad un fiato, è il tempo sprecato, l'amore infinito che provo per te. La vita è tutta ad un fiato, vestito sbagliato e il cielo stellato, stanotte con te. Che emozione è il primo concerto? Un'emozione bellissima. Come l'hai convinta mamma a venire qua? Perché la nonna ci ha regalato 3 biglietti, quindi ha convinto la mamma e il papà a venire con me. Ah, ok. Quindi sei molto contenta? Sì. È un bel regalo. Stamattina alle 6:30, quindi direi che è carica. Quindi com'è andata la giornata di preparazione? Un macello, un'adrenalinica, non ha dormito, è carica. Primo concerto e si fa. Voi ricordate il vostro primo concerto com'era? Assolutamente sì, perché l'ho fatto molto tardi, quindi mi ricordo. Era di Benji e Fede? No, Robbie Williams. Ah, ok. No, tutta un'altra cosa, però insomma è stata la stessa adrenalina probabilmente, quindi... E a casa si ascolta Benji e Fede? Sì, beh certo, per forza. Continuamente, per tra l'altro, quindi... Sì. La canzone preferita qual è? Universale. Da quanto tempo seguite Benji e Fede? Da quando sono nata. E quindi che cos'è per voi seguirla? Che cosa significa essere una fan? Perché è bello esserci con te? Sono belle le canzoni. Stessa domanda? Perché le canzoni sono belle e hanno un bel significato. Anche per me le canzoni sono bellissime e hanno un bel significato per me. Da quanto tempo aspettavate questo concerto? Tre mesi. Da tanto, perché non lo trovavamo vicino a noi, quindi è stato difficile. Io da 3 mesi. E il fatto che adesso prendano una pausa, si riposino e facciano basta concerti, per voi cosa significa? Aspetteremo il prossimo. Aspetterò. Poi li seguiamo sempre su Instagram, su Facebook, li seguiamo ovunque. Quindi anche le mamme si fanno coinvolgere? Certo, sono simpatici, sono dei bei ragazzi, cantano bene, belle canzoni, li seguiamo anche noi, infatti li seguo, io Benji ti seguo, anche te Fede, ciao, bravissimi. No, la quarta aspetta, la terza, tutti dicono 3, dicono tutti 4, non è incredibile. Va bene Fede, dai, bando alle ciance, questa è Universale. Sì. Che bello essere qua per la quarta volta. Sembra quasi la terza. Sei salita sul mio cuore senza obliterà. Ho scattato una foto ed è venuto male. Anche se sto a conquistare il mio sorriso addosso, che senza filtro fa lo stesso effetto. Andiamo dritti fino alla centrale, nessun riparo sotto il temporale. Tanto lo sai come si sta quando non chiedi aiuto, ma noi balliamo qui sotto il diluvio universale. L'amore non ha mai una legge universale, lo sai che faccio della pelle universale. Non si può spiegare come la fine di Marilyn è quella di un film universale. Anche se il tempo passa e non lo puoi fermare,
tanto che il pericolo più grande è non rischiare. Ma se mi guardi con quegli occhi rischio di affondare. Intanto lo so cosa sta in mezzo a questo mare. SOS, vienimi a salvare. E te no, mi fate un urlo. Allora, io mi ricordo quando eravamo in questo locale da ragazzini, venivamo insomma a far serata, a vedere concerti di altri artisti. Sempre il Vox è sempre stato il locale che ci ha ospitato. E quindi infatti ringraziamo tanto per averci anche stasera. Grazie a tutti quanti, ragazzi del Vox di Studios. Grazie.